Un benvenuto a tutte e tutti. Ringrazio le istituzioni oggi presenti a cui darò la parola che hanno concorso alla realizzazione di questa giornata. E un altrettanto sentito ringraziamento va ai colleghi del Club per UNESCO di Lucca che hanno fattivamente contribuito per la migliore riuscita degli eventi in programma. Dalla vicepresidente Paola Paoli al segretario Massimo Malatesta e ancora Monica Mariti nella doppia veste di membro del Club per UNESCO di Lucca e di referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale e ancora la mia collaboratrice Sandra Gravazzi. E mentre noi stiamo andando in onda sui canali Facebook e YouTube del Club per UNESCO di Lucca e siamo presenti anche sul sito dell'Istituto UNESCO di Amburgo, le istituzioni scolastiche della città di Lucca sono impegnate nel seguire i docenti dell'Università di Pisa che stanno illustrando l'alfabeto dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici. Ringrazio al riguardo il rettore, professor Paolo Maria Mancarella, e con lui tutti i 25 docenti dell'Università di Pisa e insieme a loro i tecnici, i docenti informatici del Polo Fermi Giorgi che hanno consentito i vari collegamenti online. La giornata internazionale dell'educazione che si svolge quest'anno ha per tutti noi e per la città di Lucca un senso e una valenza molto diversa rispetto al passato, in primis perché oggi la celebriamo come Lucca Learning City UNESCO, riconoscimento che la città ha ottenuto il 24 settembre dello scorso anno e poi perché la situazione pandemica che stiamo vivendo ha messo in evidenza il ruolo fondamentale, cruciale appunto dell'educazione per l'intera umanità. Infatti c'è sempre maggiore consapevolezza che l'educazione non è un mero apprendimento di conoscenze limitato al solo periodo legato all'istruzione scolastica o accademica, ma un insieme di processi che si estende per tutto l'arco della vita. Come molti di voi avranno letto durante questi giorni sui social e anche sul sito dell'UNESCO, il tema scelto appunto dall'UNESCO per la celebrazione di questa edizione 2020 è recuperare e rivitalizzare l'educazione per la generazione Covid-19. E da spiegare il senso di questa giornata chiedo alla regia di mandare il filmato del segretario generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, il ministro Enrico Vicenti. L'educazione come motore di cambiamento è sicuramente un tema centrale nel celebrare la giornata internazionale dell'educazione. L'UNESCO è molto impegnata su questo fronte, pensiamo a manuali che poi sono stati recentemente pubblicati anche in italiano e disponibili sul sito della Commissione nazionale relativi all'educazione alla cittadinanza globale, relativi all'educazione e allo sviluppo sostenibile, relativi all'educazione e alla salvaguardia dell'oceano, un tema prioritario proprio in questo inizio 2021, quando è partito il decennio delle Nazioni Unite su questa importante tematica. L'UNESCO è talmente convinta che l'educazione sia un motore essenziale di cambiamento da monitorare con precisione e in maniera costante l'andamento del funzionamento dei sistemi scolastici e il funzionamento dell'educazione informale, quindi non solo formale ma anche informale, ma anche dell'educazione permanente, questo soprattutto con l'iniziativa delle Learning Cities a cui l'Italia partecipa con cinque città che sono Palermo, Lucca, Trieste, Torino e Fermo. La situazione dei sistemi scolastici è una situazione particolarmente complessa a livello globale a seguito dell'emergenza pandemica. Sappiamo che 190 paesi hanno dovuto chiudere le scuole, 1,5 miliardi
di studentesse e di studenti sono state colpiti, si sono ampliate le disuguaglianze digitali e di genere, e dunque è molto importante l'impegno della comunità internazionale per garantire più possibile garantire il funzionamento. Dopo questa interessante introduzione, che ci ha fatto entrare nel vivo della giornata, passo la parola alla professoressa Donatella Buonriposi, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale 9, Lucca, Livorno e Massa Carrara, con cui il Club per l'UNESCO di Lucca ha realizzato la celebrazione delle prime due edizioni di questa giornata. E colgo oggi l'occasione per ringraziare pubblicamente la professoressa Buonriposi per aver promosso per prima in Italia le linee guida emanate dal settore educazione e salute dell'UNESCO per il ritorno a scuola, che sono state poi successivamente sottoscritte a Parigi dalla ministra Azzolina. Grazie. Grazie dottoressa, buongiorno a tutti, saluto tutti coloro che ci seguono in questo momento. Ma devo dire, se in passato il ruolo di questi uffici era un ruolo piuttosto di carattere amministrativo, oggi fortunatamente, insomma, ci siamo aperti e si stanno aprendo al territorio e a tutte le iniziative del territorio. Per cui questo progetto di UNESCO, che ringrazio veramente perché ci state dando una importantissima opportunità, lo sosteniamo, l'abbiamo sostenuto, lo sosteniamo, lo sosterremo perché crediamo che sia importante anche il riconoscimento avuto come Lucca, città dell'apprendimento, per cui una città che apprende è una città che cresce, che deve crescere. Anch'io ci tengo a ringraziare in modo particolare i docenti, gli insegnanti che hanno lavorato e che stanno lavorando a questo progetto, dalla mia collaboratrice, la Monica Mariti, Katia Bracciavento, e poi naturalmente i docenti dell'Istituto Fermi, che sono sempre molto attivi. Però voglio ricordare e dire anche che è presente l'Istituto di Modigliano, perché quella parte legata all'agricoltura è portata avanti dal nostro istituto agrario, che sta facendo importanti progetti, progetti davvero all'avanguardia, come la tutela del germoplasma, quindi siamo perfettamente in linea con gli indirizzi, le indicazioni dell'Agenda 2030. Per cui voglio ringraziare anche in modo particolare il professor Franco Grossi, che questa mattina anche lui è collegato con la sua classe. Quindi veramente grazie a tutti coloro che ci stanno dando una grossa mano. Crediamo fortemente che l'apprendimento in questa fase, soprattutto giustamente ha detto la dottoressa Rondinella, in un momento in cui rischiamo di perdere una generazione, è davvero apprezzabile che invece ci siano insegnanti che hanno ancora voglia, entusiasmo proprio per di prendere parte e partecipare a queste importanti iniziative. Quindi ringrazio Anna Teresa, ma ringrazio anche la Presidente, la dottoressa Lemmi, per il supporto, per l'aiuto, insomma, reciproco che ci scambiamo, insomma. Davvero grazie e buon lavoro e buona giornata dell'educazione. Ringrazio sentitamente la professoressa Buonriposi, che è sempre in prima linea, devo dire, nel sostenere gli obiettivi d'azione della nostra organizzazione all'interno del territorio. Ma oggi abbiamo voluto non soltanto la presenza delle scuole, ma anche la presenza dell'Istituto Musicale Boccherini. Questo perché Lucca ha uno straordinario genius loci musicale che viene interpretato ad altissimo livello dall'Istituto Boccherini. L'UNESCO ha recentemente lanciato il movimento Resili Art per dare la possibilità ad artisti, sia noti che emergenti, e anche ai professionisti dell'industria culturale di condividere il loro modo di resistere e reagire all'attuale crisi derivante dalla pandemia. Alla presidente dell'Istituto Musicale Boccherini, l'avvocato Maria Talarico, chiedo appunto di illustrarci come l'Istituto sta reagendo alla situazione pandemica.
Buongiorno a tutti, grazie di averci invitato a questa giornata così importante per la formazione e l'educazione culturale per la nostra città, perché noi come Boccherini abbiamo sempre partecipato nel ruolo di formazione culturale musicale, ma questa certamente di essere inserita in un contesto UNESCO ci dà la possibilità di far conoscere meglio ad un pubblico più vasto quelle che sono le nostre attività relative proprio alla formazione dall'inizio, dall'infanzia, diciamo continuativamente fino all'età matura. L'istituto infatti chiaramente oltre a formare professionalmente musicisti, secondo quelle che sono le linee di curriculum accademiche di un conservatorio musicale, non viene meno a quelle che sono le iniziative relative a bambini, concorsi specifici che sono di propedeutica e di Suzuki, per arrivare poi anche a collaborare e ad offrire la possibilità agli adulti di partecipare invitandoli espressamente, soprattutto alcune associazioni, come può essere per esempio anche l'associazione 50 e più con i quali collaboriamo molto volentieri, la possibilità di partecipare e vedere e sentire lezioni musicali, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione a eventi orchestrali, dove è possibile quindi per il pubblico anche sentire come si crea un percorso orchestrale. La cosa che mi piace dire è che il Boccherini ha sempre collaborato con le altre scuole e per questa di livelli diversi di apprendimento musicale, e di questo devo ringraziare la dottoressa Buonriposi e tutto il suo diciamo, contesto scolastico che va dalle elementari alle superiori, perché noi partecipiamo attivamente, siamo un punto di riferimento e di questo ne sono particolarmente orgogliosa, tanto per le scuole medie che sviluppano percorsi specifici musicali, quanto per il liceo musicale. Non dimentichiamo che abbiamo anche un liceo musicale a Lucca importante, dove vi è una formazione molto approfondita e con il quale collaboriamo molto volentieri, anzi offriamo anche la possibilità di esibirsi all'interno del nostro istituto. Sono stati mesi difficilissimi, un anno complicatissimo per tutti. Noi abbiamo reagito bene. Abbiamo addirittura continuato da subito a portare avanti la formazione musicale, accademica in primis, grazie diciamo, al rispetto delle normative anti-Covid, che ci hanno consentito di fare anche lezione online. Ci siamo subito immediatamente adeguati. A marzo iniziò del 2020, come sappiamo, le problematiche relative alla possibilità di interagire con gli studenti. Ci siamo organizzati immediatamente, stiamo lavorando benissimo. Abbiamo contatti con i nostri studenti all'estero che continuano a studiare nonostante l'impossibilità di recarsi qui da noi, però continuano a studiare grazie appunto a queste tecniche di studio online, anche se è molto difficile. Da pochissimo abbiamo reinserito anche l'insegnamento invece del canto corale. Nel rispetto chiaramente delle norme Covid, ma riusciamo a portare avanti questo perché pensiamo e abbiamo sempre sostenuto che chiaramente anche a livello psicologico lo studente deve sentire la presenza e la partecipazione attiva dell'insegnante, non deve perdere il contatto, soprattutto per quanto riguarda questo mondo musicale che è particolare e che ha consentito, però, diciamo, questo fil rouge che ci ha unito ai nostri studenti, ha consentito di mantenere attivo l'interesse e lo studio dei giovani, tanto che sono stati protagonisti proprio in questo anno di molte attività
oltre a quelle che già normalmente facevano i nostri studenti, hanno promosso sulle piattaforme Facebook, YouTube, concerti spontanei di loro iniziativa. Di questo siamo orgogliosi perché significa che a Lucca, insomma, i giovani, anzi, forse grazie anche alla musica, sono riusciti a mantenere alto il loro morale, la loro voglia di andare avanti e di superare queste difficoltà. Quindi ringrazio tutti, noi siamo felicissimi di questa parte. Partecipazione perché crediamo nella collaborazione con tutte le istituzioni e con tutte le scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo culturale della persona per ogni età. Grazie di avermi consentito di parlare. Ringrazio sentitamente l'avvocato Maria Talarico per gli importanti spunti di riflessione che ci ha offerto in questa sua introduzione. E soprattutto la ringrazio perché ha citato il liceo musicale Passaglia, con cui il Club per l'UNESCO di Lucca celebra ogni anno la giornata internazionale del jazz il 30 di aprile. E auspico vivamente che quest'anno questa giornata sia celebrata con tutte le istituzioni presenti, perché come diceva la grande interprete Nina Simone, il jazz non è soltanto musica, è uno stile di vita, un modo di essere e di pensare. E la storia del jazz è stata anche quella di un cammino verso la dignità umana, la democrazia e i diritti civili. E parlando di importanti, istituzioni accademiche della nostra città, prego la regia di mandare il video messaggio del professor Pietro Pietrini, direttore della scuola IMT Alti Studi Lucca, la più alta istituzione accademica della nostra città, che ha dato davvero un contributo significativo, importante, anche per il riconoscimento della città di Lucca al Learning City UNESCO. Buongiorno, è un sincero piacere portare il saluto istituzionale della scuola IMT Alti Studi Lucca, che ho l'onore di dirigere dal novembre 2015, come pure il mio saluto personale a tutti i convenuti a questo evento di oggi, alla Giornata Internazionale dell'Educazione, organizzato dal Club UNESCO di Lucca in collaborazione con la città di Lucca. Il tema centrale di oggi, l'educazione allo sviluppo sostenibile, è un tema di estrema attualità, di fondamentale importanza, un tema che anche recenti eventi pandemici pongono al centro della nostra attenzione. Dobbiamo comprendere che ci sono questioni che devono essere affrontate, che non possono che essere affrontate in maniera condivisa, globale, senza differenze, senza discriminazioni. Ed educare a questo è un passo, direi, inevitabile e obbligatorio se vogliamo operare per il bene futuro di tutti noi e del pianeta. Stiamo vivendo in questi mesi una situazione forse fino a poco tempo fa inimmaginabile, che non avevamo mai vissuto prima e che ha un grande effetto anche soprattutto sulla vita sociale, culturale e lo sviluppo, la crescita psicofisica soprattutto dei nostri giovani, ai quali mi rivolgo in particolare. Proprio perché l'educazione è elemento fondamentale della loro crescita, educazione, istruzione, cultura, la ricerca della conoscenza sono i veri strumenti che permetteranno loro di diventare persone dotate di spirito critico, in grado di compiere scelte consapevoli, di evitare e scacciare e scansare il pregiudizio, combatterlo, e questo si fa solo quando si ha spirito critico e si ha un'attitudine a chiedersi il perché delle cose e a vagliare i dati e considerare i fatti. E quindi non voglio frapporre altro tempo in mezzo, sottrarre tempo a questa iniziativa di oggi per la quale mi rallegro con gli organizzatori e auguro a voi tutti una piacevole e interessante giornata, così come certamente sarà il successo che questo incontro, questo evento merita. I migliori auguri a tutti. E chiudiamo questa prima sessione dedicata appunto agli interventi di saluto con la presidente del Club per l'UNESCO di Lucca, la professoressa Enrica Lemmi.
il cui impegno ha poi consentito la realizzazione del programma di questa mattinata. Buongiorno a tutti e grazie naturalmente ad Anna Teresa, che è un po' l'anima del club UNESCO di Lucca. Saluto naturalmente tutte le persone, le istituzioni che sono oggi presenti e quindi le persone che le rappresentano. Permetterai anche Anna Teresa di salutare brevemente il professor Michael Osborne, che poi introdurrà appunto la seconda parte con la sua Lectio Magistralis, e al quale voglio dare insomma idealmente il benvenuto anche al nostro club per UNESCO di Lucca. Questa giornata, come bene ha sottolineato già anche Anna Teresa, è una giornata particolarmente importante quest'anno per il nostro club e per la città di Lucca tutta, perché quest'anno appunto Lucca ha avuto questo prestigioso riconoscimento di essere inserita nelle città globali dell'apprendimento permanente e ha realizzato, grazie proprio all'intervento di tutte le persone che già prima di me hanno preso la parola e che rappresentano delle istituzioni di altissimo profilo sul territorio lucchese, ha realizzato un programma di buon livello, davvero credo di buon livello, tanto che oggi sarà trasmesso anche all'interno del programma della giornata da Amburgo. E quindi sono proprio le istituzioni, le reti dell'UNESCO internazionale che stanno lavorando per rafforzare quelle dinamiche dell'apprendimento permanente che oggi più che mai sono richieste a tutti i territori. In effetti, questa giornata oggi si colloca sulla scia di una pandemia che tutti noi sappiamo è stata una pandemia terribile. Il vice segretario generale, insomma, Vicenti ce l'ha ricordato, ma lo stesso anche Antonio Gutierrez ha richiamato anche proprio in questi giorni la gravità della pandemia, quindi di come si sono interrotti i processi di formazione e di alfabetizzazione. E questo non soltanto nei paesi meno fortunati del nostro, ma anche nei nostri paesi. Devo dire che lo stop delle scuole, delle università, ha creato veramente una situazione di forte disagio e di vera criticità nei processi dell'apprendimento. Quindi credo che oggi sia veramente importante ribadire il concetto che questa giornata si colloca proprio come un tassello fondamentale all'interno di quelli che sono i progetti dell'ONU per il raggiungimento dell'agenda e degli obiettivi, quindi 2030, ma soprattutto si colloca alla base dei concetti per la diffusione della pace e per la diffusione appunto di un sviluppo che sia uno sviluppo sostenibile e che passa naturalmente attraverso un apprendimento che sia un apprendimento, come sappiamo, secondo appunto gli obiettivi dell'Agenda 2030, di qualità, inclusivo e che traguardi sempre gli obiettivi della sostenibilità. Per questo anche con grande piacere mi piace anche anticipare che probabilmente su Lucca, insieme alle istituzioni locali e come Club UNESCO di Lucca, lanceremo proprio una prima linea, un primo percorso educativo, un ciclo quindi vero e proprio educativo legato ai temi della sostenibilità, in particolare pensando proprio al turismo sostenibile. Quindi uno dei grandi driver di quella che sarà anche la ripresa economica e che ci consentirà anche proprio come territorio di Lucca di rimettere al centro il tema della formazione come un momento fondamentale anche laddove parliamo di nuovi modelli di business, anche laddove parliamo di performance economiche dei territori e delle comunità che li ospitano. Quindi vi ringrazio e naturalmente auguro poi buon proseguimento per diciamo, le attività che seguiranno questa prima parte istituzionale. Grazie alla Presidente Enrica Lemmi e a questo punto entriamo nella seconda sessione, la sessione appunto dedicata agli interventi. Now, let me introduce you, Professor Michael Osborne of the University of Glasgow, to give the Lectio Magistralis Learning City and Lifelong Learning. I apologize for my bad English, and
First of all, I would like to express my deep gratitude to Professor Osborne for accepting our invitation. And Michael Osborne is professor of adult and lifelong learning at the University of Glasgow and director of research within the School of Education. He has long experience in adult and continuing education, vocational education and training, and higher education research, development and evaluation. He is also co-director of the Pascal Observatory on Place Management, Social Capital and Lifelong Learning within the School of Education. Please, Professor Osborne, you can begin. Thank you very much, Anna Teresa, and it's a pleasure to be with you today. I wish I could be there in person because it's much warmer than where I am here in Scotland. And I know that Luke is a very beautiful place. Ha fatto un'introduzione, adesso inizierà a spiegarci quello che ha portato oggi per noi, ossia quello a cui ha lavorato, alle città di insomma apprendimento e in un contesto globale. Perciò adesso lo faccio parlare. Okay, so just a little something about the Pascal Observatory. It emerged from the work of the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, its work on learning regions and cities. And we have three regional offices, one here in Glasgow and others in Australia and South Africa. Questo Pascal ha diversi uffici in queste tre regioni. Una è basata nel Royal Melbourne Institute of Technology, l'altra è nell'Università di Glasgow e l'ultima è in University of Johannesburg. Okay, so I've been working in the field of learning cities and regions for probably 25 years now, and there are many definitions. I think one of the most significant ones has come from the work of the European Commission. And here you see that definition. So the learning region, used in a generic sense to refer to a geographic space or administrative space. Or it could cross different cities, different regions. But the overall idea is the mobilization of key players who have the responsibility for developing lifelong learning. È una parola che è usata in un contesto molto ampio, che si riferisce sia alle regioni, alle città, alle aree urbane, alle aree rurali, ma il punto fondamentale è la mobilizzazione dei fattori in gioco, appunto che vanno a influire su questa lunga vita di apprendimento. So, there's been much written about the learning city or the learning region by many key organizations around the world. And there are five principles, I think, that we can talk about. I've just mentioned the mobilization of actors, making learning integral to all services, using learning as a lever for change, partnership and collaboration, leadership, vision and commitment. And I'm going to say a little bit about each of those things. Quindi questi fattori di cui abbiamo parlato prima, qui ne menziona cinque. Uno ne abbiamo già parlato, che sarebbe lo spostamento appunto dei partecipanti in questo processo, dopodiché la visione dei servizi di apprendimento, l'apprendimento visto come una leva, la partnership e le collaborazioni e leadership e la visione su questo impegno. So let me say about
let me talk about mobilization first of all. So a learning city or region effectively mobilizes resources in every sector in order to promote inclusion, revitalize learning at different levels in families, in communities, and in the workplace. And this is a summary, really, of some of the principles that underlie UNESCO's Global Learning Cities Network, which I'll say a little bit about later. So the idea of this mobilization is to assess what the needs of the community are, to create opportunities for everyone in the community, and to create flexible mechanisms for credit. So one key principle behind the learning city or region is to provide opportunity for the socially excluded. Bene, adesso parliamo di questo appunto spostamento delle risorse che sostanzialmente si occupa di portare tutte le risorse di cui abbiamo bisogno per rivitalizzare questo apprendimento nelle famiglie, nelle comunità, ma soprattutto anche per le persone che si trovano al di fuori della società, quindi le persone socialmente escluse, nel posto di lavoro. A second principle is that learning should have breadth and that essentially a broad portfolio of services should revolve or stem from learning. Now, what I mean by that is that in a city or regional context, learning is not just the responsibility of schools, universities, and colleges, but learning is the responsibility of all services. So whether it be social services, environmental services, and so on, everybody has a responsibility to give opportunities for people to learn. La possibilità di apprendimento non è soltanto non è soltanto un qualcosa di cui si debba occupare la scuola, ma è qualcosa di cui si debba occupare tutti, perché è importante a livello sociale. Perciò sarebbe importante andare al di fuori di quello che è un portafoglio, ossia un budget appunto per questo servizio. So in a sense, we're talking about joined up learning services and service agreements between different parts of the city. E appunto qua parliamo di accordi di servizi attraverso la città, appunto per permettere questo tipo di apprendimento. Another principle is that we should think of investing in learning, sitting alongside economic levers. In other words, learning, the economic interventions by themselves are not sufficient as investments. We need to think of lifelong learning sitting alongside economic levers, and that economic development will not occur unless there is learning development. So here we have the idea of lifelong learning as a driver for local and regional regeneration. So in summary, not only do learning cities and regions create the impetus for social inclusion, but they're also about attracting businesses. So in other words, if businesses are thinking of investing in Lucca, they'll be thinking about the learning infrastructure that you have. Un'altra leva importante è appunto il fatto che questa possibilità di apprendimento lungo tutta la vita dovrebbe andare a pari passo con l'economia, perché quando un'azienda sta pensando, ad esempio in Lucca, di
fare degli investimenti, è molto più probabile che questa azienda si basi anche per quanto riguarda l'apprendimento dei propri lavoratori. Perciò è un investimento e bisognerebbe cercare di portare a pari passo sia l'economia che l'apprendimento. So we're thinking about partnership and collaboration at different levels, locally, between formal, non-formal and informal education, between local and regional governments, associations, non-governmental organizations, social partners and businesses. We're thinking of collaboration beyond the local, partnerships, exchanges and collaborations with other regions and cities are essential because we can all learn from each other. But on the other hand, our interventions need to be customized. We can't import solutions from other places without making adaptations. And inside our cities, there's a lot of variation. So we should be thinking of interventions that not only are directed towards the city as a whole, but to neighborhoods within cities. And finally, we want to be thinking about networks that allow us to exchange practice. And of course, Luca is part of the UNESCO Global Network of Learning Cities, and in Pascal, we have our own learning city networks as well. Appunto, a livello di partnership e collaborazioni, non si tratta soltanto di collaborazioni locali, quindi formali, non formali, ma anche oltre, quindi creare queste connessioni attraverso città, regioni, che sono molto importanti e ci permette di imparare, insomma, di imparare gli uni dagli altri. And finally then, leadership, vision and commitment. Things are not going to happen unless we have leaders who understand the importance of learning, who've got vision and have got political commitment. And that leadership won't work unless we have sustainable governance structures inside cities. Questa visione di leadership e di impegno, bisogna sapere l'importanza dell'apprendimento e bisogna avere una visione di impegno politico affinché questa cosa possa funzionare. All of that is very much summarized in UNESCO's framework for the key features of learning cities, which I'm sure many of you have seen. I won't say any more about that. Questo è essenzialmente una struttura di tutto quello che abbiamo detto, quindi un riassunto, e non, insomma, lo lascia qua, non aggiunge altro. One thing I should say at this point in terms of these principles is that I think in Europe we are lagging behind Asia, and many of the best models in relation to learning city development can be found in Asian countries, countries like Korea, for example, which leads in this work, and to a certain extent China and Japan. And perhaps that's because of three things, that Asian countries seem to have a broader conception of lifelong learning. They seem to have a greater commitment to the learning society. They have much more of a collectivist philosophy than we have. And for them, learning is life deep in terms of its orientation. That, in other words, learning seems to be part of the core of day-to-day living for many in Asian countries. Prendendo ad esempio l'Asia, i paesi asiatici, come ad esempio la Corea, possiamo vedere che loro hanno una concezione per quanto riguarda l'apprendimento lungo tutta la vita, una concezione molto più ampia che dovremmo prendere come esempio, anche un maggiore impegno a livello sociale, appunto, sempre parlando di apprendimento, una visione filosofica collettiva e soprattutto l'apprendimento viene visto come una cosa di tutti i giorni, una cosa molto importante.
I'll just say a little bit now about what we do, not in any great depth, but Pascal has been working in this field for about 20 years. We have a series of learning city networks that focus on different aspects of lifelong learning, economic challenges, cultural challenges, environmental challenges, and so on. I won't say any more about it, except that it's an informal network of knowledge exchange, which all cities in the world and other organizations can join if they so wish. And we very much hope that Luca will join us in due course. I'm coming towards the end now, and I'll just say a few things about challenges for learning city development. It's important that citizens are engaged in learning cities, that we develop models that are not supply driven, but are reflective of citizen demand and need. We must learn from other initiatives. We must cross boundaries, but we've got to reflect the reality of people's day-to-day lives. There are limits to the policies that we can borrow from other places, but we can learn from other places. But we have to recognize the heterogeneity of places and of the socially excluded. So I mentioned before the idea of neighborhood. There are many different neighborhoods in every city, and we have to customize what we do to those neighborhoods. And there are very many different types of socially excluded people, whether they be excluded by race, ethnicity, gender, etc., etc. And many people have multiple reasons for being excluded. The fourth point that I want to make is that we often suggest that social inclusion and economic development are very different things, but actually they are not dichotomous. Socially excluded people want an economically better future. One thing I found in the research that I've done is that we don't pay attention to certain groups. For example, very little work is being done in relation to disabled people in relation to learning city development. Data is very important. Everyone involved is enthusiastic, but we really must make sure that the data that we gather to inform what we do is of high quality, and we must allow citizens to contribute to the creation of that data as well. And then finally, of course, learning city development has got to be done in the context of sustainable development and the sustainable development goals. And we have to remember that learning cities contribute to all sustainable development goals, not just SDG 4. Quindi le sfide che ci si presentano davanti, allora, innanzitutto sono, bisogna riconoscere i bisogni dei cittadini e bisogna essere connessi alla realtà di tutti i giorni per riuscire appunto a migliorare la situazione. E si parla soprattutto di inclusione a livello sociale, perché per quanto lui ha, insomma, nella sua ricerca ha notato che c'è stato fatto molto poco lavoro a livello delle persone disabili e di quanto vengono pagate e di come vengono trattate a livello di lavoro, di salario e quant'altro. Perciò ancora c'è molto lavoro da fare e bisogna cercare di migliorare questi aspetti. So I'm just going to finish by showing you a couple of examples of things that we're doing here in Glasgow. We're, in terms of data, we have a very large urban big data center, and we're using big data methods. And those are methods whereby we collect very different types of data often. GPS tracking data, life logging data, where we're following people through the city and so on.
And we're doing that in order to understand what people do in the city and how educational disadvantage is shaped by various factors, where people live, the transport infrastructure, and other aspects of the city. Bisogna stare anche attenti ai disvantaggi che troviamo a livello di educazione, come ad esempio dove si vive, i trasporti pubblici, e bisogna appunto tenere in conto anche di questo. And not only are we working in Glasgow, but we're working in other parts of the world. So we have a Centre for Sustainable, Healthy and Learning Cities and Neighbourhoods funded by the UK's Global Challenges Research Fund, where we're looking at the relationship between learning, health and sustainable development in 14 cities in 7 countries in the Global South. Troviamo dei centri in cui hanno già iniziato a lavorare a questi aspetti, lavorano a livello di salute e anche di apprendimento, e sono proprio delle città, ma anche a livello più piccolo, quindi dei paesini, ma anche proprio dei vicinati, insomma, guardiamo a livello più in piccolo per riuscire a guardare a livello più grande come le città. And that was the city of Dakar. So I'm just finishing by saying that there are many, many historic resources if you're interested in tracing the development of learning cities and regions. I've put some of them there. And also I've put the links to our own centers and the Pascal network. I know that we don't have huge amounts of time today, so I'm going to stop at that point and thank Anna Teresa and colleagues in Lucca for inviting me to give this lecture today. I hope you found it interesting, and I wish you all the best for the rest of the day. Thank you. Qua troviamo degli studi fatti e ci ha lasciato dei link, e se qualcuno vuole dare un'occhiata, ringrazia tutti i colleghi di Lucca e Anna Teresa per averlo ospitato, e conclude qua visto che il tempo è poco. Thank you very very much Professor Osborne for your very interesting and wonderful presentation. E da Glasgow torniamo a Lucca e do subito la parola alla padrona di casa di Lucca Learning City UNESCO, la professoressa Ilaria Vietina, assessora alle politiche formative, che illustrerà il percorso di candidatura di Lucca Learning City UNESCO e gli obiettivi di azione che la città di Lucca ha individuato in sinergia con tutti i partner, con la società civile e le istituzioni appunto che a vario titolo si occupano di apprendimento permanente. Buongiorno, un caro saluto a tutti, un grazie a tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questo incontro e un grazie speciale al Club UNESCO di Lucca nella persona della Presidente, professoressa Levin, grazie, e nella persona della dottoressa Rondinella che tanto si è adoperata affinché il nostro territorio potesse raggiungere questo obiettivo. Un grazie speciale al professor Michael Osborne che ci ha permesso di ampliare moltissimo il nostro sguardo e ci consente di realizzare una riflessione che oggi si estenda dal tema di questa giornata a tutto il tema della Learning City. Chiedo il permesso alla regia di condividere il video per poter svolgere una riflessione che ci permetta di dare il giusto spazio a questa giornata mondiale dell'educazione, che è un importantissimo appuntamento in cui la nostra responsabilità è chiamata soprattutto a fare il punto della situazione. Come è stato giustamente ricordato, è il primo anno che Lucca vive questa giornata come una componente della rete internazionale delle Learning Cities, e quindi la riflessione su quello che è stata l'educazione a Lucca in epoca Covid è ispirata soprattutto al tema rivitalizzare l'educazione per la generazione Covid.
Abbiamo vissuto come molti altri paesi e le difficoltà che si sono realizzate nel periodo del primo lockdown della primavera scorsa. Chiedo la possibilità di nuovo alla regia di far scorrere la presentazione, grazie. È proprio stato durante il periodo del primo lockdown che noi ci siamo trovati ad affrontare quello che è stato un momento in cui la riduzione delle relazioni sociali non ha permesso il pieno sviluppo delle attività educative e didattiche. È stato per questo che abbiamo cominciato fin dal primo momento a cercare di risolvere questa situazione, perché è stata proprio la sospensione delle attività nella modalità più specifica, cioè quella in presenza, che ci ha fatto riflettere su quanto l'educazione e l'istruzione siano fondamentali per tutta la comunità. È proprio la prospettiva della Learning City che ha chiamato tutti ad attivarsi per affrontare la situazione, individuando il maggior numero possibile di attività di educazione e di istruzione attraverso la comunicazione da remoto, che ha condotto tutto il personale insegnante ed educativo e anche il mondo delle famiglie e dei genitori a approcciarsi con una notevole difficoltà, ma anche con una grandissima passione, alle nuove modalità di relazione. Questo è avvenuto anche per i bambini più piccoli dei primi anni di vita, che hanno dovuto imparare a creare e vivere le loro relazioni a distanza. Ma appena è stato possibile, abbiamo riattivato le situazioni in presenza, cercando soprattutto di permettere ai bambini e ai ragazzi di vivere in una nuova situazione sociale all'interno del rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, ma riprendendo la possibilità di agire insieme. E questo è stato possibile proprio attraverso le attività in natura, anche se l'organizzazione è stata molto complessa e l'investimento è stato rilevante. Ma come sapete, l'attività per riprendere le scuole ha imposto nuovi modelli organizzativi, nuovi protocolli di sicurezza e di protezione sanitaria e nuove modalità di distanziamento all'interno delle scuole, insieme anche all'uso degli strumenti di protezione. Ecco che il vivere distanti ha portato tutti i bambini e le bambine e i loro insegnanti a affrontare insieme una situazione di maggiore difficoltà, ma anche sperimentare una situazione di maggiore consapevolezza e responsabilità. In questo contesto è necessario non retrocedere rispetto al percorso del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, pericolo che purtroppo si è avuto, come è stato detto, in tutto il mondo, ma anche nei nostri paesi europei e anche nel nostro territorio, e rimettere al centro gli obiettivi è fondamentale. Naturalmente è fondamentale non perdere le innovazioni didattiche, oltre a quella tecnologica che ha subito un così forte avanzamento, ma quelle soprattutto che rimettono al centro l'iniziativa autonoma dei bambini e delle bambine, come le scuole a indirizzo Montessori, come le scuole senza zaino, ma soprattutto l'educazione all'aperto. È in questo ambito che noi riusciamo a intercettare i vari percorsi per arrivare a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Una particolare attenzione è proprio all'obiettivo 11, la sostenibilità, perché l'outdoor education è quella modalità di vivere all'aperto l'educazione e l'apprendimento
con una particolare centralità data ai percorsi autonomi. Infatti l'educazione all'aperto interviene proprio per l'obiettivo 4, oltre che, come abbiamo visto, per il goal 11, perché è estremamente innovativa, è basata sull'apprendimento attraverso la scoperta, la ricerca, e permette di raggiungere l'autonomia nel percorso di apprendimento, l'autostima e di rafforzare le motivazioni e l'apprendimento, quindi di funzionare come contrasto alla dispersione scolastica e formativa. Essere nell'ambiente naturale, in qualsiasi contesto di tempo e di organizzazione, permette soprattutto di arrivare a realizzare un apprendimento inclusivo. Ed ecco che riusciamo per questo a intercettare il percorso di raggiungimento dell'obiettivo 10, il goal 10, ridurre le disuguaglianze. Il contatto diretto, il mettersi alla prova, l'avere e scoprire la fiducia di ogni bambino o bambina, ogni persona, anche con situazioni diverse rispetto a disabilità, rispetto a lingue e culture di provenienza diverse, trova in questi percorsi la piena inclusione. E ancora, e uno degli aspetti assolutamente principali, è molto potente per promuovere il rispetto dell'ambiente naturale e quindi per promuovere l'educazione ambientale, che è strettamente legata anche al tema di questo percorso che facciamo con la giornata mondiale, al tema delle Learning Cities, come ci ricordava proprio adesso il professor Osborne, e al tema dell'educazione ambientale, su cui ricordiamo contemporaneamente in queste ore tutte le scuole di Lucca stanno lavorando grazie all'intervento dell'Università di Pisa con l'alfabeto dell'educazione ambientale. Essere nell'ambiente naturale permette la scoperta, permette il rispetto, permette soprattutto di riconquistare quella dimensione in cui l'essere umano, l'umanità, non è il soggetto che domina prepotentemente, ma che rispetta e accompagna. Ed è molto interessante che proprio in questo periodo le nostre scuole di Lucca si stiano attivando in questo senso. Mi fa piacere ricordare in particolare, proprio perché ha avuto visibilità e comunicazione in questi giorni, l'impegno della scuola primaria Martini di Lucca e del tutto l'istituto di Lucca 4, di cui ringrazio la dirigente e gli insegnanti per il grande impegno che hanno messo nel realizzare ciò che l'assessorato aveva proposto. Ecco, ancora è stare all'aperto, quindi l'outdoor education è fondamentale per contribuire a evitare i contagi e rafforzare le difese immunitarie. Ecco le modalità con cui abbiamo voluto realizzare gli ambienti esterni con un apprendimento, con una modalità di allestimento che permetta la partecipazione di tutti. Ma la cosa più importante anche in questo periodo è la diffusione dell'apprendimento permanente. Lifelong learning diventa per noi un imperativo, un impegno da condividere anche in un momento di situazione critica, proprio perché pensiamo che sia la chiave per contrastare le disuguaglianze, le esclusioni, la marginalità delle persone e per costruire una comunità che sia unita, coesa e solidale al suo interno. Ringrazio il professor Osborne per aver proprio sottolineato questi aspetti. Infatti per noi il lifelong learning diventa il perno attorno al quale si muovono tutte le forze propulsive positive della città, tutti gli ambienti sociali, economici, come lui ricordava, culturali chiaramente e di volontariato. Il riferimento è anche per noi a quella che è la grande costruzione del lifelong learning, quindi il sostegno che è necessario dare con una forte volontà politica, con un forte impegno, con una mobilitazione, come lui diceva, di tutte le risorse,
per arrivare ad una governance e partecipazione di tutte le parti interessate. I benefici della città che apprende sappiamo che sono innanzitutto il poter agire per la sostenibilità e anche l'empowerment personale, ma insieme una migliore relazione sociale, quindi una coesione sociale, per sostenere uno sviluppo economico, una crescita culturale ed una economia sostenibile, come ci ricorda l'Università di Pisa proprio nel proprio dossier. Ecco perché l'apprendimento permanente per tutti è il futuro della nostra società. Infatti anche in epoca Covid sono state immediatamente il più possibile riattivate le attività di educazione formale, di istruzione formale, ma anche, come veniva ricordato, anche quelle a livello informale e non formale, perché soltanto valorizzandole tutte, pur con una notevole difficoltà, che si riesce a rafforzare il senso del percorso che stiamo costruendo. Ringrazio anche la presidente dell'Istituto Boccherini perché ha dato ospitalità proprio a una delle attività iniziali di una delle associazioni maggiormente attive sul nostro territorio per il livello di apprendimento permanente non formale Unidel. Infatti il primo concerto è stato proprio realizzato lì. Ma un altro momento importantissimo, ciò che possiamo ormai considerare come un dato acquisito, è stato il momento della realizzazione del patto per l'apprendimento permanente, della sua formalizzazione nella delibera comunale e delle prime firme. Ringrazio il Club UNESCO primo firmatario perché ovviamente è il primo partner di questo percorso, l'ufficio scolastico territoriale altrettanto tra i primi firmatari, il centro per l'impiego in rappresentanza di tutto il vasto mondo del lavoro, la provincia di Lucca in rappresentanza del territorio più ampio in cui siamo inseriti e anche il centro per l'istruzione degli adulti e il centro Buccaneve che sono stati i primi firmatari. Ecco, su questo continuiamo a lavorare con molto piacere. Abbiamo ascoltato quanto il professor Osborne diceva delle reti internazionali e sappiamo che nella collaborazione a livello internazionale con tutte le Learning City e con tutti i soggetti che lavorano per l'apprendimento permanente si apre anche per noi una nuova fase di impegno, una fase che prevede anche di affrontare ostacoli e difficoltà, ma sicuramente che ci darà la possibilità a tutti quanti di condividere un percorso che va nell'ottica del miglioramento delle condizioni di vita. Sono stata molto felice anche di aver ascoltato quello che ci diceva la professoressa Lemmi riguardo agli aspetti della sostenibilità trasversali a tutte le dimensioni, quindi anche a quelle del turismo lento, che è uno degli aspetti importantissimi del panorama in cui noi ci troviamo e che vogliamo rafforzare per far sì che l'obiettivo dell'educazione per tutti sempre sia una costante. Come abbiamo detto nella nostra candidatura, all together we learn always and everywhere. Sono queste le parole chiave che ci accompagnano. Ringrazio di nuovo il Club UNESCO per il sostegno e per aver oggi voluto condividere insieme la riaffermazione dei nostri obiettivi. Grazie alla professoressa Vietina che ci ha dato molti spunti di riflessione e ne colgo uno tra i tanti. Ha parlato appunto della scuola primaria e oggi noi abbiamo un ospite, appunto un'insegnante di scuola primaria, la dottoressa Barbara Riccardi, a cui do subito il benvenuto, che è stata l'unica insegnante italiana tra le 50 finaliste del Global Teacher Prize e promotrice di eventi educativi per gli studenti, tra cui appunto lo spettacolo televisivo Parents and Kid Band durante la Notte Bianca dei Musei di Roma e ancora un progetto sulle ricette alimentari italiane e keniote in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
E proprio in riconoscimento del suo lavoro, Barbara ha ricevuto il premio al merito della Repubblica Italiana come miglior insegnante dal presidente Giorgio Napolitano nel 2010. E a lei chiedo subito di parlarci della sua esperienza al Global Teacher Prize. Buongiorno a tutti e grazie, devo dire soltanto grazie per il momento, per la condivisione e l'opportunità di questo momento di grande condivisione. Mi dispiace di presentarmi all'interno della mia auto perché in questo momento sono nella mia scuola e come progetto, il massimo progetto sullo sviluppo sostenibile, non posso far altro che farvi vedere la mia scuola che è immersa dentro un parco davanti alla Basilica di San Paolo, e noi proprio per questo sviluppiamo la didattica e la formazione per i nostri bambini all'aperto. E detto questo, grazie intanto per la presentazione, l'opportunità alla dottoressa Anna Teresa Rondinelle all'Università di Pisa per creare una coesione tra tutti gli enti di formazione, partendo appunto dalle scuole dell'infanzia in trasversale e in continuità, per l'importanza dell'educazione permanente, appunto, che è importante già focalizzare quegli obiettivi già da piccoli. Per quanto riguarda il premio del Global Teacher Prize, devo dire che è stata una grande sorpresa per me, una grande opportunità per mettere in luce quella che è la mia visione di didattica, quella che è la visione del docente. E questo premio, che è riferito come il Nobel degli insegnanti, è partito nel 2015 dalla Barclay Foundation e approvato dall'UNESCO per mettere insieme la voce di tutti gli insegnanti di tutto il mondo e creare un progetto che abbia una grande visione nel mettere insieme in comune quelle che sono le buone pratiche all'interno dei vari paesi, per calare poi un intervento globale per andare a migliorare quelle che sono le nostre società, partendo proprio e mettendo al centro del dibattito la scuola, perché la scuola, con la sua importanza non solo formativa ma con la sua importanza sociale come ricaduta, quindi il nostro ruolo è duplice, di non solo formatori ma soprattutto trampolino di lancio per quelli che sono e saranno le donne e gli uomini nel mondo del lavoro, e quindi l'opportunità di dare sviluppo e dare creare una palestra, ecco, dove mettere in primo piano le abilità e le competenze dei nostri ragazzi per essere ragazzi di successo nel futuro, essere cittadini attivi dando a loro la possibilità di sviluppare i loro pensieri logici e creativi. Tutto questo grazie anche all'incontro creato nella task force con la vicepresidente dell'istruzione e della cultura Stefania Giannini. Ci siamo incontrati noi ambasciatori del Global Teacher Prize per vedere come poter ovviare a questo momento di urgenza, di emergenza Covid-19, e quindi lo scambio è stato molto fruttuoso per capire come poter intervenire in questo momento, e diciamo noi in Italia siamo stati portavoce, essendo i secondi purtroppo che abbiamo dovuto affrontare questa situazione, abbiamo dato indicazioni piuttosto importanti per tutti. E ringrazio veramente questa occasione proprio perché si sente quel calore e quella possibilità di crescere insieme nei nostri limiti, perché oggi, oltre alla giornata internazionale dell'educazione che dà la possibilità di tirar fuori le capacità dei ragazzi, è anche la giornata in cui San Paolo prende quella sua visione, e la caduta mi ricorda quella caduta da cavallo del quadro di Caravaggio all'interno della chiesa di San Paolo e della chiesa di Piazza del Popolo, dove in questo momento noi siamo nella difficoltà di questa caduta da cavallo, ma che è la possibilità per focalizzare in meglio i nostri sogni, i nostri obiettivi, ma tutti quanti insieme. Quindi diciamo un momento magico, e la scuola deve essere il momento magico per i ragazzi, per credere che la scuola possa in qualche modo dare quella possibilità proprio come trampolino di lancio. Barbara, grazie davvero
per essere stata con noi e auspico vivamente che tutte le persone che in questo momento ci seguono possano per soprattutto gli insegnanti appunto della scuola primaria per i prossimi anni prendere, come dire, spunto dall'azione che hai svolto tu all'interno dei vari percorsi, e così che il ruolo, come dice giustamente l'UNESCO, degli insegnanti sia posto al primo piano, tant'è vero che il 5 di ottobre, tu sai benissimo che il 5 di ottobre l'UNESCO celebra a livello mondiale proprio la giornata degli insegnanti. Assolutamente sì. Assolutamente sì, è importantissimo dare valore e luce a tutti quanti i ruoli e tutti i soggetti dell'educazione, ecco. Grazie a Barbara. Grazie a voi. E concludiamo questa mattinata con il video La voce ai giovani della Fondazione Campus Lucca, che risponderanno questi giovani a tema lanciato dall'UNESCO per questa edizione, recuperare e rivitalizzare l'educazione per la generazione Covid-19. Fondazione Campus è onorata di poter partecipare alla giornata mondiale dell'educazione e di poterlo fare attraverso la testimonianza dei propri studenti. Il diritto all'istruzione è un diritto irrinunciabile, fondamentale per ogni individuo. È un diritto che gli consente di mettere a valore le proprie potenzialità, i propri talenti e di metterli a servizio delle comunità e dei territori del futuro. Crescere da un punto di vista sociale, economico, culturale consentirà ai nostri ragazzi di essere un domani dei buoni cittadini, prima ancora che degli ottimi professionisti. Fondazione Campus si occupa della formazione nelle scienze del turismo e lo fa considerando sia quelle che sono le figure di tipo manageriale, sia quelle che sono invece le figure tecniche delle professioni. Purtroppo però Fondazione Campus, così come tutti gli altri enti di formazione, ha dovuto negli ultimi mesi e ancora oggi sottostare alle nuove disposizioni in tema di emergenza sanitaria e quindi ha dovuto in qualche modo anche adattare la propria didattica a quelle che erano le nuove normative per il contenimento del contagio da coronavirus. Questo ha obbligato i nostri studenti a stare lontani dalle nostre strutture e dalle nostre aule, di non poter avere quell'interazione con i docenti, ma anche quell'interazione di classe che le rende componenti di una comunità e che contribuisce a farli crescere da un punto di vista personale prima ancora che professionale. Lascio la parola ai nostri ragazzi che vi racconteranno le loro esperienze. Ciao a tutti, io sono Asia Meucci e studio Scienze del Turismo presso la Fondazione Campus di Lucca e frequento ormai il terzo anno del corso di laurea triennale. Per me vivere l'università durante la pandemia da Covid-19 ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi una sfida con me stessa, in quanto la mia quotidianità ed i miei progetti per il futuro sono stati totalmente stravolti. Quindi ho sentito la necessità di cambiare il mio modo di vedere le cose, notandone quindi il lato positivo. Grazie alla didattica a distanza sono riuscita comunque a interfacciarmi con i miei compagni, chiaramente a distanza, ed anche con i professori per farli sentire, diciamo, un po' meno soli a parlare di fronte ad uno schermo del computer. E sono riuscita anche a seguire le lezioni e a prendere appunti come se fossi in aula. Nonostante ritenga che la didattica a distanza sia uno strumento molto prezioso per l'università e per tutti i poli scolastici, sono convinta che questa non possa sostituire perfettamente la didattica in presenza e quel rapporto che si crea tra le persone all'interno di uno stesso spazio fisico, come può essere un'aula. Nonostante questo, sono anche consapevole che rinunciamo a tutto questo oggi per poterci rivedere domani
e chissà, magari di fronte ad una commissione di laurea in carne ed ossa. Ciao a tutti, mi chiamo Luca Serafini, sono uno studente del campus di Lucca del secondo anno. In questo video cercherò di darvi le mie impressioni sulla didattica a distanza. Non vi nascondo che uno dei motivi che mi spinse 2 anni fa a scegliere il campus era il fatto che la frequenza era obbligatoria e quindi per me è uno stimolo in più per frequentare le lezioni, in quanto personalmente mi piacciono molto le lezioni frontali. Purtroppo però ormai da un anno a questa parte siamo nel mezzo della pandemia e quindi ci siamo dovuti adattare ai nuovi metodi. Per fortuna è arrivata la didattica a distanza che ci ha permesso di finire le lezioni e fare gli esami anche se con 1000 problematiche. La didattica a distanza però ha anche alcuni vantaggi. Innanzitutto per studenti fuori sede come me porta un risparmio di tempo e anche un risparmio economico, ma soprattutto ci ha permesso di rimanere in contatto con i professori e con i nostri compagni, di quindi mantenere vivi i rapporti. Ovviamente io mi auguro che si possa tornare il prima possibile in presenza, ma fino a quel momento continueremo a frequentare le lezioni grazie alla didattica a distanza. Mi auguro che questo momento possa passare il prima possibile e di rivedervi tutti al campus. Un saluto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca Coratella, sono pugliese e sto frequentando il secondo anno magistrale di gestione e pianificazione dei sistemi turistici mediterranei presso il campus di Lucca. Sappiamo tutti che dallo scorso marzo le nostre vite sono cambiate a causa di un virus, del Covid, che ci ha trasformato la quotidianità. Abbiamo iniziato un percorso di lezioni online e questo è stato sicuramente differente dal primo semestre dello scorso anno, perché se è vero che è stato velocizzato un processo di innovazione, di digitalizzazione che era necessario anche all'interno del sistema universitario ed era comodo obiettivamente svegliarsi e bere un caffè appena prima che iniziasse la lezione, dall'altro è mancato a tutti, penso sia a noi studenti che ai docenti, il fattore umano, cioè quello di scambio e di interazione che l'università permette e che ha come fine principale quello di arricchirci. Sperando che si torni presto a una normalità, che le nostre lauree possano essere in presenza, che si torni presto all'interazione umana che tanto ci manca, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Salve a tutti, sono Laurent, sono studente dell'Università di Pisa, frequento il corso di laurea Scienze del Turismo, che si tiene presso la Fondazione Campus a Monte San Quirico, in provincia di Lucca, e come voi sto seguendo i corsi in modalità di didattica a distanza. Lo sto facendo però dalla Germania, precisamente in un piccolo paese della Baviera, a pochi chilometri dal lago di Costanza, per darvi un'idea. E questa scelta è nata quest'estate, in cui mi ero trasferito qua per una piccola parentesi lavorativa, per fare un'esperienza, per poi rientrare a fine settembre. Però, ahimè, ho deciso di continuare e restare qua dopo anche, aver appreso che le intenzioni dell'Ateneo, almeno per il mio corso di laurea, fossero quello di continuare le lezioni in modalità didattica a distanza. Però le cose stanno andando bene, almeno sul lato didattico, e sono stato fortunato anche dal fatto che i docenti e i miei colleghi mi stanno aiutando a reperire i vari testi utili per seguire le lezioni e per preparare prossimamente gli esami. E dopo aver ascoltato i giovani della Fondazione Campus Lucca, che ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi, chiedo alla regia di mandare il filmato
dell'orchestra dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini, diretta dal maestro Giampaolo Mazzoli, che ci presentano l'opera 410 di Johann Strauss e quindi ancora La voce ai giovani. Thank you.
Questa giornata internazionale dell'educazione ci ha offerto l'opportunità di riflettere insieme istituzioni, società civile come parte attiva di quella comunità educante composita ed articolata che può contribuire in maniera fattiva e collaborativa a sostenere e arricchire gli sforzi educativi all'interno della nostra comunità. E mi piace concludere, dopo lo straordinario concerto dei giovani dell'orchestra dell'Istituto Musicale Boccherini, con la frase di una famosa e giovane, della famosa giovane e attivista pakistana, premio Nobel per la pace, Malala, che proprio in un incontro all'ONU disse: un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. E credo proprio che questa frase possa essere considerata il cuore del manifesto della Giornata Mondiale dell'Educazione, arrivata quest'anno al suo terzo appuntamento. Grazie a tutti e alla prossima edizione.